Possiamo accomodarci così diamo inizio a questa iniziativa. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa manifestazione in favore di Nicola Zingaretti, candidato alla presidenza della Regione Lazio, che accogliamo subito con un grande applauso. Solo qualche parola per introdurre i nostri ospiti, perché sappiamo che Nicola deve fare diversi giretti, diciamo così. E insieme a lui salutiamo Francesco De Angelis, ero parlamentare del Partito Democratico, e colui che ha voluto fortemente questa bella iniziativa, uscita brillante, parliamo di Sergio Cipitelli. Un applauso. Anche perché lo conoscevo come sindaco di Biancostella, come presidente del consiglio provinciale di Frosinone, ma leggendo il suo curriculum effettivamente ha una brillante carriera alle spalle e anche per il futuro. Ho letto le sue iniziative in campo sociale, culturale, turistico per Biancostella e per tutto il territorio, veramente notevole. È lui che ha voluto questa iniziativa, è il presidente del comitato Sorano insieme per Nicola, e passerei subito a lui la parola. Buonasera, un saluto a tutti voi e grazie per essere qui per questo incontro, per l'inaugurazione di questo comitato elettorale a favore di Nicola Zingaretti presidente. Ringrazio di cuore il futuro governatore della Regione Lazio per essere qui con noi a Sora per questa occasione. È importante la tua presenza, che testimonia una grande attenzione per la nostra provincia ed in particolare per questo territorio, che sia di buon auspicio per il futuro, che nasca già da oggi un filo diretto con tutti noi, ed è importante sapere di poter contare nella tua persona per dare la spinta giusta a questo territorio da troppi anni fermo che non riesce a decollare. Sono stato il primo a credere nella persona di Nicola Zingaretti, ho avuto modo di conoscerlo in qualche riunione dell'Unione delle Province Italiane, e in tutti questi incontri nessuno mai, di qualsiasi appartenenza politica, ha espresso un parere negativo nei suoi confronti. Persona leale, concreta, che guarda ai fatti, ai risultati, senza perdersi in chiacchiere inutili. Un curriculum impeccabile che testimonia un percorso politico importante che viene da lontano. Segretario nazionale del Partito dei Giovani, europarlamentare, presidente della provincia di Roma, e bisogna aspettare ancora un mese per la nuova presidenza al governatore della Regione Lazio. Con i migliori auguri da parte di tutti noi. Ho fatto una scelta importante, una scelta coraggiosa che guarda soprattutto alla persona, perché io nel mio piccolo sono un po' come lui, concreto, guardo ai fatti, ai risultati. Come sindaco e consigliere provinciale ho messo sempre il cittadino al centro dell'attenzione, con i suoi problemi e le sue esigenze. Ho cercato di promuovere il territorio e in particolare il mio paese. Vivo questo ruolo da protagonista e ci metto la faccia ogni giorno, come ho fatto pochi giorni fa, quando ho dato modo ai giornali di scrivere di tutto e di più sulla mia scelta. Di essere criticato e attaccato da tutti e due i poli, da dove sono andato via e dove sono arrivato. E dico anche con stupore, perché sono persona conosciuta e stimata al di là della politica. Sono prima di tutto un imprenditore e conosco meglio di tanti altri i problemi che stiamo vivendo in questo particolare momento, in tutti i settori, nell'industria, nel commercio, la ripresa che non arriva, persone che perdono il posto di lavoro, i problemi che aumentano ogni giorno di più. E come presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AIVES non posso fare a meno di sottolineare i problemi che crescono ogni giorno di più nel sociale, la nuova povertà che dà origine a una maggiore delinquenza, le persone meno fortunate che non riescono ad avere la giusta assistenza, per arrivare alla sanità dove esiste un debito che finiranno di pagare i nostri nipoti, un buco colossale che condiziona anche le scelte attuali. Mi riferisco in particolare all'ospedale di Sora.
tanti gli ospedali chiusi o ridimensionati in questa provincia, con la promessa di salvare e potenziare l'ospedale di Sora, e invece poco tempo fa ci siamo ritrovati tutti in corteo per le strade a difendere quel poco che ci hanno lasciato della Santissima Trinità, con la speranza di riuscire a tenerlo aperto per difendere il diritto alla salute o il diritto di poter nascere nella propria città. So che ci sono amici qui presenti, caro Nicola, che vogliono parlarti più approfonditamente delle problematiche dell'ospedale di Sora, che vogliono metterti al corrente di questa situazione precaria che viviamo da qualche anno, per impegnarti a trovare una soluzione ottimale e definitiva al problema. E poi la battaglia che dovremmo sostenere tutti insieme per evitare di ricevere sul nostro territorio montagne di rifiuti, cercare ovviamente soluzioni alternative. Il problema dell'abolizione delle province, dell'accorpamento, sentire anche il pensiero della gente comune, perché potrebbe rappresentare un allontanamento dall'istituzione, dare insomma voce alla base. Ecco perché pensavo di essere accolto in modo di essere considerato una risorsa per il territorio. Mi sono sempre candidato con liste civiche perché chiedo alla gente di fidarsi di me, di votarmi solo se si sentono ben rappresentati da una persona come me, al di là delle correnti politiche. Devono scegliere prima di tutto la persona, come ho fatto io scegliendo Nicola Zingaretti presidente. Questo ormai appartiene al passato, bisogna guardare avanti, resterò comunque al tuo fianco, cara Nicola, sono a tua disposizione per aiutarti in questa campagna elettorale, per dare più voce a Nicola Zingaretti presidente. Ho aperto due comitati elettorali che oggi inauguriamo, questo di Sora e quello di Ferentino, dove andremo più tardi, per essere sempre più presenti sul territorio e creare un riferimento a tutti gli amici che vogliono avvicinarsi a noi. Ho sempre pensato che bisogna credere nelle persone, nei loro valori, che bisogna difendere senza compromessi gli interessi del territorio, il buono che c'è in esso, e spero comunque di poterlo fare restando a tuo fianco, caro Nicola, di poter essere il tuo referente in questa provincia, il referente di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Attenzione, non di un partito, non mi permettere mai di scavalcare nessuno. Oggi sono qui a tuo fianco perché so di potermi fidare, mi sento vicino ad un uomo onesto, pulito, che si è messo al servizio di una politica credibile, fatta innanzitutto di solidarietà, di speranza e competenza. Una persona che può riavvicinare i cittadini alla politica, far tornare quella fiducia nelle istituzioni, ormai persa per colpa di persone indegne di rappresentare i cittadini di questa regione. Ma attenzione, non voglio attaccare nessuno, non siamo qui per fare questo. Ci siamo perché vogliamo dimostrare con i fatti che qualcosa di buono può essere realizzato nell'esclusivo pubblico interesse. Sono convinto che Nicola è la persona giusta per amministrare questa regione nel segno della trasparenza, mettendo al primo posto gli interessi dei cittadini. Questo è lo spirito che mi ha portato ad essere qui con voi. Lo stesso che mi fa lottare ogni giorno per il mio territorio, la Valle dell'Ini, la Val Comino e la provincia di Frosinone, affinché torni ad essere un polo forte. Ha ragione Nicola Zingaretti quando dice che bisogna rifondare un patto nuovo, che intraprenda un percorso di innovazione per rilanciare una nuova politica che ridia dignità e futuro alla nostra regione. E come dice lui stesso, proviamo ad immaginarlo. Grazie Nicola, grazie per l'impegno che ti sei assunto nel voler cambiare le cose per davvero. Grazie a tutti quelli che vorranno sostenere il nostro Lazio. Sono sicuro che tutti insieme, uniti per un unico obiettivo, riusciremo a dare credibilità e dignità alle istituzioni. Grazie a tutti.